Io dubai, tu dubasti, egli dubò. Con me il grandissimo Gene Gnocchi, che piacerissimo rivederti, Gene, ciao! Anch'io Sonia, guarda, è una vita che non ci vediamo, quanti anni sono passati? Sono passati gli anni dei doppi sensi che mi facevate tu e Teo al gioco dei nove. Beh, vabbè, erano doppi sensi, certe volte erano battutine così, eri splendida, cioè, scusa, eri sei una donna splendida, quindi insomma qualcosa doveva toccare. E io devo dire che, Gene, ti ho sempre seguito, ti seguo, mi affascina moltissimo questa tua, passami il termine, sorta di ambivalenza, e ho deciso di intervistarti proprio perché moltissimi chiedono di te e mi dicono: Sonia, ma tu che hai conosciuto Gene? Com'è Gene nella vita vera? E io dico, sinceramente non lo so bene com'è Gene nella vita vera, perché tu hai questa, un po' come me, per la verità, io passo dalle cose frivole, un po' stupide, diciamolo, ai contenuti di medicina, scientifici, eccetera. Chi è Gene Gnocchi veramente? Cioè, sei il comico, sei l'attore, sei lo scrittore, o sei una persona un po', certe volte sembra anche un po' drammatico? Ma no, guarda, io sono... Guarda, io... Diciamo, ciò, ho sempre seguito questo principio, cioè che è meglio fare 10 cose male piuttosto che una bene. Quindi da questo punto di vista, cioè, perché sono curioso, quindi mi piace, per dire, ho una band e quindi canto, faccio il comico nei teatri perché mi piace, cioè ho giocato a calcio, scrivo, quindi mi piace sperimentare così ogni forma di non artistica. Sì, mi piace come me. Così. Allora, Gene, mi piace proprio, ci piace, ti dico, perché i miei amici che mi seguono, le mie amiche che mi seguono, quando mi parlano proprio di te come una persona che in qualche modo intriga, affascina. Sei un uomo intelligente, vabbè, sei un avvocato, hai studiato legge, per carità, ma dici, sei un uomo creativo, anche oggi stai facendo moltissime cose come sempre, Gene, ma anch'io ne faccio moltissime, ma questo ti crea qualche problema di identità nella tua vita, questa sorta di poliedricità che ti appartiene, oppure no? Tu sei in tutti i modi? No, no, guarda Sonia, mai, questo veramente non l'ho mai patito, ho sempre pensato faccio questo, mi piace fare questo, faccio quest'altro, mi piace fare quest'altro, ma non mi ha mai dato nessun problema, perché sono cose che mi piacciono, faccio un lavoro che mi piace, ho fatto tante cose in passato che mi piacevano, quindi sono da un certo punto di vista realizzato, ho sempre fatto tutto quello che volevo e anche a dei buoni livelli, quindi sono contento, ecco, fino adesso della vita che ho fatto. C'è ancora qualcosa che ti piacerebbe fare dal punto di vista professionale o personale? Ma con la band mi piacerebbe aprire o chiudere un concerto degli U2. Wow! Sì, perché siamo a quel livello lì, siamo una grande band, quindi adesso... Quando ti posso venire ad ascoltare, appunto, dimmi un po' come... Perché sono... Adesso uscirà un cofanetto... con tutti i 100 insuccessi della nostra carriera, mia e di Charlie, facciamo questo cofanetto, sono 100 pezzi, tutti insuccessi, 100 pezzi che noi abbiamo proposto a chiunque, ma che non sono mai stati presi in considerazione. Quindi è un cofanetto e quindi sentirete la musica che piace a noi. Andiamo a Dubai. Andiamo a Dubai, sarà troppo bello restare tutto il tempo insieme a Dubai. Andiamo a Dubai, è come le Hawaii. Spero che diventi la sigla della tua trasmissione, guarda. Ah, guarda, sfida accettata, la metto come sigla della mia trasmissione. Va bene, accettata. Va bene, anzi, ci conto. Io tengo uno spazio che si chiama Spazio Giovani, vuoi... che ti anche nello spazio giovani vuoi tristirmi proprio? Sì, certo. No, ma andrebbe benissimo, perché noi facciamo del rock and roll,
cioè non è che facciamo, bello, cioè, non se è che eri facciamo quasi, dei... dicevo di ballarlo insieme a me un po' del tuo rock and roll. No, vabbè, ma io ti mando il pezzo. Se il pezzo piace, poi stabiliamo e magari facciamo una cosa insieme. Scusa. Guarda, magari molto volentieri, perché sei una di quelle non molte persone che mi ha lasciato, adesso non voglio entrare in polemica, però un pensiero positivo, insomma, di quello che è tutto il mondo artistico televisivo. E, delle cose che fai oggi, Gene, qual è la cosa che più, ti piace fare? E se a parte questa cosa della musica, hai in progetto altre cose nel prossimo futuro che ti appassionano altrettanto? Cioè, ancora hai obiettivi non raggiunti? Questo volevo sapere. Attualmente sono in giro con uno spettacolo che mi sta dando molte soddisfazioni, che si intitola Se non ci pensa Dio, ci penso io, che ho scritto assieme a Marco Posani, Luca Bois, Massimo Bozza e Cristiano Micucci, ed è veramente uno spettacolo che sto girando nei teatri e mi piace molto. Spero che anche la prossima, spero che tu verrai a vederlo. Solo se La ti prima. tiri un po' più su dalla sedia, perché fra un po' vedo solo gli occhiali. No, lo spettacolo è per adesso la cosa che. Poi c'ho anche altri progetti, progettini, anche televisivi, che sto portando, diciamo, in visione in questo. Ho fatto un numero zero di un programma sul calcio, Ecco, che mi. questo ti volevo chiedere. Ok. Perché il calcio è, insomma, stata anche un po' della mia vita. Ho parlato di calcio, scrivo tuttora per la Gazzetta dello Sport, che è sempre di calcio, e quindi, cioè, ci sono delle cose, ma senza Sonia troppa, come, troppa ansia. Ma no. Propongo, se va bene. Poi devi considerare che sono padre di due figlie piccole che hanno 9 9 e anni. oltre ai 3 grandi, quindi siccome mi piacciono molto, vorrei sempre trovare il tempo per dedicarmi a loro, ecco, perché sono veramente una gioia pazzesca. Ma ci credo, poi sono i punti fermi della nostra vita, tutto il resto è satellite, no? Intorno alla nostra vita, ovviamente.